Ehi, ciao, ciao bimbi. Oggi vorrei darvi dei consigli per costruire una piccola maracas. Abbiamo bisogno di un bicchiere di plastica vuoto, un cartoncino e un pennarello, del mais, i chicchi per fare i popcorn o del riso, le forbici che utilizzeremo facendoci aiutare da un adulto e lo scotch. Prima di tutto prenderemo il cartoncino e il bicchiere. Poggiamo sul cartoncino il bicchiere dalla parte dove di solito appoggiamo le labbra per bere e con il pennarello andiamo a prendere il contorno del bicchiere per creare quello che sarà il tappo della nostra maracas. Con l'aiuto di un adulto utilizzo le forbici per ritagliare il cerchio che ho disegnato. A questo punto il tappo della nostra maracas è pronto. Non è ancora arrivato il momento di chiuderla, però. Prima riempiamo il nostro bicchiere col riso o con il mais, a seconda del suono che ci piace di più. Proviamo insieme con i chicchi di mais. Appoggio il tappo e con due manine, perché non è ancora sigillata la maracas, con del riso. Mi piace di più questo suono. Voi potete utilizzare anche altri tipi di pasta che avete in casa. L'importante è che sia pasta piccola, un po' come il mais e un po' come il riso. Una volta deciso il materiale da mettere, richiudo con il mio tappo il mio bicchiere ed è arrivato il momento di prendere lo scotch. Vi consiglio di prendere pezzettini piccolini di scotch, così siete più comodi. Magari potete chiedere a un adulto di tagliarvi già dei pezzettini di scotch, così voi dovrete solo incollarli sulla vostra maracas. Ed eccoci qui. La nostra maracas è pronta per essere suonata. Musica, musica, du-da-di, du-da-di, du. La musica finita presto ricomincerà. Musica, musica, ciao. Ciao. Ciao, bimbi.